Tu come esprimeresti il concetto di onestà? L'onestà? Sì. L'onestà è quella mia di stamattina, quando che per la strada ho trovato un portafogli, l'ho aperto, ho guardato di chi era e l'ho riconsegnato al proprietario. Bene, che cosa ti ha detto il proprietario? Mi ha detto i 100.000 che ci stavano dentro. E te che gli hai risposto? L'ho massacrato de botte, mo sta all'ospedale. Sta all'ospedale, così si impara. A sospettare di te? No, hanno in giro con 100.000 lire soltanto. Sto pito chioso, manca la gioia. Vai, vai, vai. Dei tempi che corri. Forza! Martufello, vieni qua a te. Cerca di risollevare le sorti del tuo compagno di classe. Tu, qual è il tuo concetto? Lui ha parlato di onestà, di cambiamento. Ma come lo intendi io? Il cambiamento è quello di compare Caprito. Che si è cambiata la maglia e si è piata la coupé. Però siccome l'intanto era pratica, gli dan va sbatte in faccia allo muro. De cui se te tuce che il cambiamento è bello, ma se non sai guidare, statene a casa. Ma io parlavo del cambiamento in senso politico. E io pure. Se vede proprio che sei il bambino più cretino d'Italia, quello che racconta le barzellette e non le capisce. A piriposito. A piriposito. Sor maestro, ce ne posso raccontare una? Ma perché? Ma che male ho fatto? Allora ci stavano quattro carabinieri, portavano una bara a un funerale, tutta la banda dei carabinieri che suonavano dietro loro con sta bara così. Si avvicina uno: chi è morto? Shh, questo qua sopra. Ma che c'è stato? Ma che c'è stato? Vai, 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 basta così, torna al posto. Purtroppo siamo senza speranza, non sono certo incoraggianti questi risultati. Oltretutto, come sempre, non c'è nemmeno l'alunno più viscido e più ritardatario d'Italia, Nicolino. Buongiorno. Nicolino, sei venuto in ritardo anche l'ultimo giorno di scuola. Non lo faccio più. Non lo fa più, ma almeno hai imparato qualche cosa in questi mesi. Ho imparato, sì. Sì, e allora sentiamo, vieni qua, avanti. Allora, l'ultima volta noi abbiamo parlato, se non erro, della conquista dell'America. E adesso mi sapresti dire della scoperta dell'America? Mi sapresti parlare adesso con parole tue della conquista della Luna? Sì, lo so. La luna fu conquistata dall'America. Ci ha mandato sopra tre serenati, uno si chiamava Armstrong e suonava la tromba. Quando arrivati colà che era lì dove che sono arrivati, e hanno visto che il luogo era molto lunatico e che ci avevano pieno di cerci. E allora loro dissero: ma abbiamo avuto NASA a venire qua. NASA, che è parente suo. Ma come ti esprimi, Nicolino? Vai avanti. E allora poi piantarono la bandiera americana e lasciarono l'impronta di una scarpa, come per dire: siamo venuti qui per una stretta di piedi, ma siccome non c'era nessuno, non abbiamo trovato nessuno. Non abbiamo trovato nessuno. Non abbiamo trovato nessuno. E questo secondo te sarebbe la conquista dello spazio? Conquista? No, quella era un'altra cosa. No. Questa era della Luna. La conquista dello spazio è quella che fanno tutte le mattine al semaforo vicino a casa mia, Dubolacchi, che conquistano lo spazio accoltellando dei maracchini per chi deve mettersi a lavare i vetri della macchina. E allora lì sono scazzottamenti, ferimenti, tentativi di omicidio. Che una volta sono venuti con le mitra e l'ata blindo. E io ci ho sparato pure. Con che ci hai sparato? Con un bazooka che mi ha dato un amichetto mio. A me dispiace soltanto una cosa, vedi, Nicolino? Io vorrei che adesso fosse qui la professoressa Leonida. Eccomi! Grazie. Bene.
bene, benvenuta professoressa. Ragazzi, salutate la professoressa Leonida. Che cari, che cari. Ogni scarafone, bella mamma sogno. Oh, scarafone. Oh, scarafone. Oh, scarafone. Ma che per caso mi hanno detto scarafone a mia? No, è la citazione di una famosissima canzone di un cantautore napoletano che si chiama Pino Daniele. Ho capito, ma sempre scarafone mi hanno detto. Professoressa Leonida, ma come possono dire a lei scarafone che è così femminile? Grazie, grazie. Casomai scarrafona. Fuori da questa classe, no, subito, via. Buonasera, signor Presidente. Buonasera, professoressa Marini, lei giunge come un miraggio fra le dune del deserto della nostra Grazie. Vita quotidiana. Ragazzi, salutate la professoressa Marini. Baciami vicino a scuola e non vai capito di la baranta. Baciami Oh yes! Professoressa, oggi è l'ultimo giorno di scuola e noi abbiamo estratto a sorte un bambino che dovrà essere baciato da lei, sono io. Ma quale? Io! No. Ma niente, professoressa Leonida. Sì, niente, si stavano solo ammazzando per un bacio della professoressa Valeria. Ma la rugati che non siete altro. Beh, comunque, se non è per fare scoppiare tumulti, un bacio lo posso dare io. Mi sacrificherò. Forza avanti, primo. Forza, ragazzi, non siate timidi. Adesso il bacio non lo vuole nessuno? Bastasi, senti, no. Bastasi. Io lo voglio, un bacio. Beh, allora eccotelo. No, non lo consumo subito, lo porto al cane. Fuori, ma l'ho fatto! Su che Ivo, hai fatto? L'ultimo giorno, su così! Ivo, che hai fatto? Non ti voglio più vedere in questa casa. Professoressa, non reagisca così. Probabilmente i ragazzi sono intimiditi dalla sua grande femminilità. Professoressa Leonida, sì, Beda? Posso farle una domanda un po' intima? Vabbè, visto che è l'ultimo giorno di scuola, avanti con la domanda. Senta, ma lei ha avuto molti uomini? Mi domanda a me se ho avuto molti uomini. Beh, da me tutti gli uomini mi sono cascati sempre ai piedi. Ricordo due ufficiali francesi che si sono sfidati a duello alla pistola. E si spararono? No, spararono tutto due a lei! Fuori, subito da questa classe, fuori, immediatamente, disgraziato! Prendo la scarpa e te la impicco qua, pure! Ci vuole! Professoressa, sia clemente, è l'ultimo giorno! Meglio, così ci rimane più impressa a scuola! Professoressa Leonida, sì, Beda. Lei che ha tanta esperienza, potrebbe insegnarci qualche tecnica per sedurre gli uomini? Anche le alunne sono interessate. Ma vedi, Beda, la seduzione è un atto naturale, un talento naturale. Come ti posso dire? Per esempio io, quanto cammino, quanto mi muovo, muovo impercettibilmente, appena accennato, il bacino. Ah! Forse così? No, ma chi è sta cosa? No, Beda, pare ingamito con le protuberanze, ma no, per carità, assolutamente, devi fare molto meno. Con nonchalance, con rilassatezza, capito, Beda? Così si fa. Sì, è proprio un'altra cosa. E poi c'è lo sguardo. Io, per esempio, quando guardo un uomo, quell'uomo deve pensare... Ma che male ho fatto? Professore no, Pippi! No, mi è professore venuto... Pippi! È l'ultimo giorno, la prego. Dunque, stavo dicendo che quando io guardo un uomo, quell'uomo deve pensare: io fra tutti gli uomini sono il fortunato mortale. E qua subentra lo sguardo languido. Forse è così? No, chi è questa cosa con l'occhio? Ti pare malata? Chi è, figlia mia? No.
Si vede proprio che non hai esperienza. Capito? Quando io guardo un uomo, quell'uomo mi guarda, io con nonchalance così butto un'occhiata. Scusi, professoressa. Professoressa, sì. Scusi. Ma lo vuole rifare? Ci dice come lo definirebbe questo sguardo, lei? Ah, uno sguardo proprio mortale, amoroso. Sì, ma che cosa è, come si definisce storicamente? Con un leggero, come si può definire? Uno strasbismo di Venere. Com'è? Questo. Lo fa rivedere? Sì, certamente. Ecco, vedi? Buttato lì, peccato. Com'è? Sì, anche così. Più che De Venere, pare Quasimodo. Come Quasimodo? E gli è rimasto un pisciato l'occhio. Ma restauro un pisciato l'occhio? Sì, vabbè, sì, un sì, momento sì. E subito ci si rifà. Ma no, il signor preside parlava di Salvatore Quasimodo, il grande poeta, non è vero? Ah, certo, ed è subito sera. No, ma quale subito sera? Adesso le giornate si stanno allungando, stiamo andando in goccia all'estate. Domani. Professoressa Leonida, sì, un'ultima domanda. Se lei volesse a tutti i costi sedurre un uomo, sì. A quale arma ricorrerebbe? La tortura. Come la tortura? Che vuol dire la tortura? No, nel senso che sarebbe una tortura stare lontano da lei. Ah, vedi, l'arma migliore è quella, è l'arma di farsi desiderare, come si dice, in amor vince chi fugge. Ah, e quindi lei è fuggita tante volte? Una volta pure da Regina Celi. No, professore Pizzi, a me questo spirito di badata non mi piace, questo no. Spirito così buttato così questa sera. Io stavo dando soltanto degli utili consigli alla signorina qua presente. Ha capito bene? Forza, avanti. Grazie, farò tesoro dei suoi insegnamenti. In fondo lei per me è come una mia cara parente. La mia nonna papera. Che mi dici questa nonna papera mia? No. E lei non ci dice niente. No, professoressa, su, lo diceva così, lo diceva in senso affettuoso, forza. Ma sì, in fondo lei rimane sempre la nostra cara e dolce professoressa di bonton. Beh, anche l'ultima puntata mi abbuffoneggia, la professoressa di bonton. Sartapa! Sei una sartapa! Ci vuole. Presumo che satrapa, voglio dire satrapa. Satrapa. Prego, professoresse, forza, fuggito. Intoniamo tutte insieme per questo ultimo giorno di scuola l'inno del nostro istituto. Mani in pasta, musica. Direttore, guardi un po' che situazione, siamo proprio in alto mare, di studiare non ci va, l'italiano. Non lo parla più nessuno, è la storia col latino, li rifili a chi ci sta. A noi ci piace di imparare a stare al mondo e di arrangiarci con il minimo che c'è. Telefonare amico mio ti raccomando, e raccomandami a qualcuno come te. A me mi piace. E poi si lagna, la lezione non la sa. Le domande sono troppe, sono tante. Le risposte invece niente, non c'è uno che le sa. A me mi piace stare con
Mani in pasta! Finalmente noi diamo vita alla prima lezione, lezione che si intitola, per così dire, di comportamenti elettorali. E chi meglio di lui poteva tenerla? Eccolo, il super lui, il professore dei professori, l'onorevole Vittorio Sgarbi. Grazie. Scusate, non mi fate perdere tempo perché ho un appuntamento con la parrucchiera. Lei tiene molto ai suoi capelli, vero onorevole? Certamente, tengo molto ai miei capelli perché per avere successo bisogna avere o tanti in politica, o tanti capelli o non averne nemmeno uno. Allude forse a Curzi? Curzi. Curzi. Ma chi è Curzi? Chi l'ha visto mai Curzi? Come allusione storica a un pelato, mi creda, c'è di meglio. Beh, allora le donne in genere di capelli ne hanno molti. Ma non dica cavolate, non dica cavolate. Vabbè, le donne in politica si misurano come in altri parametri. Innanzitutto devono essere vergini, preferibilmente inguardabili, meglio ancora se chiatte tra cagnotte e culacchione. È la verità, è la verità, avvocato. Chiatte tra cagnotte e culacchione, ha sentito bene, Paganini? Perché, scusi? Perché non essendo esse all'altezza, devono essere perlomeno alla larghezza. Un'osservazione geniale, quindi o cozze o niente. Ma perché, Pippo, perché chiamarle cozze, povere cozze? Perché offendere quegli onesti mitili, quei saporosi bivalve, protagonisti di tante saporite zuppe? Perché? Professore, ma lei così... Grazie. Ma diciamolo! Superare! Professore, ma lei che è così liberale, non le sembra di essere, come dire, un po' maschilista? Maschilista io? Ma non diciamo pirlate! Io casomai sono sgarbista, tutto ciò che non mi assomiglia fa schifo! Sono forse vergine io? Sono forse chiatto tra cagnotto e culacchione? No! E allora stia zitto, bestia! E si decida, sì. Lei non è nessuno, una buona volta a diventare calvo del tutto, che se ritiene a fare questi quattro peluzzi in testa a culo di passero, ma si decida, si cambi, ma diciamoglielo, ma perché le cose sono questi personaggi, ma sono questi personaggi, cosa fa lei? Ciao. Scusate, io me ne vado e mi saluti chiattamente Tina Anselmi e Rosy Bindi. E cosa fai tu che saluti? I saluti sono aboliti! Ringraziamo il professor Sgarbi e passiamo senz'altro alla lezione di contorsionismo politico. Abbiamo qua il super esperto di turno, il nostro docente, il professore Achille Occhetto. Buonasera onorevole, buonasera, si accomodi. Accetto il super, respingo l'esperto. È l'unico tipo di esperienza che non ho. Onorevole Occhetto, secondo lei i giudici inquirenti ce so o ce fanno? I giudici fanno il loro dovere, fino in fondo. Ma certe volte il fondo è un po' troppo in qua. Ah, sì. È un concetto profondo, il confine... Si riferisce alle indagini su PD e Sopoli? Respingo questo neologismo. C'è tangente e tangente. C'è ladro e ladro. C'è consapevolezza, colpevolezza e colpevolezza. Bene, bene, è proprio questo il tema della nostra esercitazione scolastica, onorevole. Quella pratica, quella quale ha sempre assistito. Noi lo sa che adesso facciamo questa esercitazione. Quella con la consueta partecipazione, presumo, del mio squallido sosia. Sì, onorevole, quello abbiamo. Sa come si intitola adesso questa fantasia? Si intitola Diversopoli, musica! Venga con me, onorevole, guardi. Anghingo, è così ma non ci sto, accusarmi è tempo perso perché tanto io son diverso. Se ci scappa la tangente è così ma differente, se mi prendono sul fatto è così ma non è esatto. Ogni piega ma la lingua è opportuno che distingua. Tutti sono stati al gioco, gli altri tanto ma noi poco. Tutti quanti hanno preso i soldi, sono tutti manigoldi, tutti meno i sottoscritti, siamo diversi e siamo dritti. Badi bene caro mio, lei non sa chi sono io. Noi sembriamo tali e quali, però siamo disuguali. Accusano no, D'Alema, ma la gente non è scema. Sa distinguere i greganti dai martelli e dai...
se gli dici beh, però lui si arrabbia e dice no. No. No, nego qui che il mio partito, e lo nego nel modo più tramboflebitico e giaculatorio, si sia mai spartita una qualunque partita di denaro proveniente da particolari spartizioni intrapartitiche in odore di tangente. Io stesso, col cappello in mano, ho raccolto pie e anonime elemosine all'angolo della strada al fine di alimentare onestamente le nostre campagne elettorali, le campagne elettorali della sinistra, e solo con l'opalo del popolo, pardon, con l'opalo del popolo che la sinistra avanza, e avanza parecchio. Onorevole Occhietto, ma che cavolo vai dicendo? Vorresti negare che l'amico tuo Agnelli non ti ha mai dato una lira? Ma io lo nego qui nel modo più tracheo, bronchitico, pluviometrico e sfascia carrozze. Una volta sola l'avvocato Agnelli ci fece cadò di un portachiavi in ottone placcato che noi usammo per appendervi la chiave del cesso di via delle botteghe oscure. E qui io lo attesto in modo prepositurale e valetudinario. Beh, ma i soldi per la campagna elettorale del compagno D'Alema? Mentre io vi parlo, il compagno D'Alema è a Viareggio, si informi, dove, passata la grande euforia carnevalesca, sta raccogliendo uno a uno i coriandoli che una borghesia scialacquona ha gettato al vento di Libeccio. E con quei miliardi di coriandoli che noi, riciclandoli, faremo la carta necessaria alla stampa dei nostri gloriosi manifesti. A Cocchetto, ma che ci vuoi via tutti i scemi? Nel modo più antinfortunistico e bisettimanale, io nego qui che la nostra propaganda abbia mai preso per scemo chi già non fosse tale. A questo lo affermo nel modo più gerovitalizzato, ogni linguiquo. Lo affermo nel modo più parenchimatico, sciacquabudelle, nel modo più rincorbellito, melogranato. Ha visto, onorevole? Certo, lui si ispira a lei, alle sue conferenze stampa, quando lei nel tira modo fuori più batosferico, addominale, serramanico, strozza preti, postoperatorio, sciupa femmine, niente popò di meno. Venga, venga, onorevole, adesso, anzi vada, ci rivedremo più tardi quando insieme agli altri colleghi parteciperà ad una particolarissima edizione del Festival di Sanremo che faremo qui fra poco dall'Istituto Mani in Pasta. Grazie, grazie onorevole, grazie di essere venuto fra noi. E adesso dedichiamoci alla dimensione propriamente culturale della nostra trasmissione, immergendoci nella cultura degli altri popoli attraverso il veicolo culturale per eccellenza, la musica. Sono maestro? Dunque, sono maestro, ci posso fare sentire la cultura del popolo di Poggio Moiano, provincia di Rieti?
Ah, certo, sarà sicuramente un canto d'amor cortese. E come no, sente un po'. Voglio cantare così, quando si brutta, se te butti nel mare l'acqua scappa, ti inghiotta la balena e ti ributta. Ma come fai? Ecco. Perché continui a cantare queste canzoni triviali? Quando parlavo della cultura degli altri popoli, parlavo degli altri popoli anche oltre oceano. Per esempio l'Argentina, cosa sai tu della cultura dell'Argentina? L'Argentina è un grande paese, esso produce tanghi, gauchos, pampas, huacas e soprattutto Maradona, che è un prodotto che tira moltissimo. Tutto qua, eh? E tu non hai mai sentito parlare, che so io, del peronismo di Perón? Perón era l'inventore della birra Perón, che sua moglie non voleva che lui la bevesse e ci diceva sempre evita, in argentino evita. Sai qualche altra cosa? Di più proprio ninzo. E meno male che ninzai di più. Noi non facciamo altro adesso che immergerci nel grande fiume della musica argentina, nella sua cultura musicale appunto, con questa fantasia argentina. Musica! A mezzanotte va la ronda del piacere e nell'oscurità ognuno vuol godere. E sono baci di passione, l'amore non sa tacere. E questa è la canzone di mille capinere. Mezzanotte va la ronda del piacere e nell'oscurità ognuno vuol godere. Adios muchachos, è finita la vacanza, passato il tempo e l'allegria, però venitemi a trovare qualche volta se non avrete grane con la poesia. Adios muchachos, dolorosa è la partenza, alla mia nave non può aspettare, vi lascio il cuore uno sciante per parlare e da ritorno vi prenderò. Bravi, ma che bei colori! Complimenti, professoressa Marini.
Bene, grazie. Noi siamo arrivati ad un nuovo episodio della nostra soap opera che si intitola Telenovella 2000. La vicenda di questa sera si svolge in una delle case più esclusive della capitale, dove si intrecciano i destini dei super VIP, e si intitola questo episodio Dalla principessa. Oh, ma eccola proprio lei, la principessa. Ciao, ciao. Sì, ciao, meglio. Buonasera, sono la principessa Domitilla, vedova Rozzi di Cagliazzoni dei Baroni Sticavoli. Nata a Ceccarelli Inese. Nel salotto mio fanno a botte per venirci, intellettuali, magistrati, politici, qualsiasi persona, è un cruciverba de persone. Questa sera darò un gran galà di beneficenza in onore dei grandi esclusi dal Festival di Sanremo, e ne approfitterò per l'occasione anche per lanciare un profumo che ho firmato io. Eau de Chauffeur. Ma ecco che arrivano i primi super ospiti, Carlo d'Inghilterra e la showgirl Alba Parietti. Good evening. Buonasera a tutti. Grazie per avermi invitato in questa festa. Non capisco come non mi hanno fatto partecipare a Sanremo. Avevo anche una canzone ispirata alla mia ex moglie Diana. Che canzone? Don't break my balls. Non mi rompere i palli. In italiano. Ce va leggero il principino. Che è questa donna così volgare? Ah, oh, volgare ci sarei te e quella castagna lessa di Camilla. Io sono Alba Parietti, la coscia più lunga del PDS. Guarda, e tengo a precisare che se becco quello che mi ha escluso dal Festival di Sanremo, lo stendo con una botta di coscia. Ma su via, su via, su via, non litigate, siete qui per divertirvi. Assaggiate sta meraviglia, ti è? Arifatevi le nasche. Oh, Dio, cos'è, spremuta di cipolli? Ma no, è il mio nuovo profumo. Come l'hai chiamato? Arma letale 2? No. Si chiama Eau de Chauffeur, è fortemente erotico, direi quasi pornografico. Questo profumo qui impazziscono tutti i VIPs. Se lo mette pure la figlia di Clinton. Sono Cessa Clinton. È vero, anch'io mi metto il profumo di essa. L'ho preferito a quello che porto fin quando ero bambina. Ah, e come si chiamava? Oh, the Pecorum. Cara Cessa, benvenuta qui a questa grande festa per gli esclusi da Sanremo, e gradisci un po' di Chauffeur? Sì, ma io non sono stata esclusa. Ho anche preparato una canzone che voglio cantare a coppia con Isso. Che oh, bello! Oh, è stata al salotto! Oh, dai, Camilla, Camilla. What is this? Che è questa pazza? È la figlia del presidente Clinton. Scusi tanto. Dica. Cessa, dica. Ah. Te ne devi andare, aspetta, ne saremo, va. Sì, 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 ma aspetta un po' bado, ma presa pure a me insieme con Anna Occas, la Murrositas. Mare Vigneto, Mazzo e Dullurio. A te invece ti hanno scartata, eh? Ma che scartata? Guarda, no. Una cosciata alla nuca le faccio, altro che Sanremo, le faccio arrivare all'ospedale. Excuse me? Sì? Chi sono queste Fisher Boys? Come? Ste pesce vendole. Oh, te corco! Oh, no, dai, pure per favore! Ma mi ha rovinato il salotto, sai, poi? Tiè, fatemi un po' di Chauffeur, tenete, tiè, dai, ecco qua, tiè.
casetta di tea. Ma quale DDT? Ma DDT vieni qua, dove fermati? Ma che stai? Smania, principe, forza, su, vieni qua. Per DDT, per sto profumo sono pazzite tutte le stars. Ha cominciato la grande Milva. Buonasera, sono Milva. Lasciato Giorgio, Strehler si intende, ma per un attimo, soltanto per un attimo, perché poi devo tornare immediatamente a Brecht, ma anche a Proust, eppure a Richter. Non richiamatemi. Ma chi pensa di richiamate? Che ci pensi tu, caro principe? Ma che spettacolo! Indecibile, inenarrabile! Carissima Milva, anche tu sei una buona pellegrina. Scusa dal festival di Sanremo. Gradisci un po' di ciofeg? Dimmi se ti piace. Ti piace? Vuoi fare da testimonial? Testimonial? Cos'è? Cos'è un musical di Bertolt Brecht? Sei con la regia di Giorgio Strehler, naturalmente lo faccio subito. Alexander non c'è nessuno che gli dice che il muro di Berlino è da mo che è crollato. Oh, Berlino, Berlino Est, Berlino Ovest, tu yes. Sei dell'armata russa? Io sono l'eroe del trono d'Inghilterra. Qualcuno glielo dica. Glielo dico io, glielo dico lui è quello che dopo la regina Elisabetta fa andare avanti la dinastia. Cose, cose, che fa andare la filanda e spera quella gente come me. Yes, yes. Yes, Umba, io non voglio avere niente a che fare con voi né con Sanremo. Io ero venuto qua per incontrare la divina Carla Fracci. Sono Carla Fracci, la più famosa ed eterna ballerina classica. Quando arrivo io alla scala, tutti si buttano per terra. Io invece rimango dritta come un palo della luce. Perché se mi giro ci resto, c'ho una cervicale. Oh, cara Carla, io adoro la danza. Oh, finalmente un'anima nobile come me. Come vorrei fare la morte del cigno con te? Tu al massimo puoi fare la morte del gallinaccio. Carregama. La morte del gallinaccio te la faccio fai io con una di queste due zampate che te do, te faccio arrivare a Sanremo a cantare papaveri e papere. Che spettacolo spaventoso io me ne rimando, scusa. Ma sempre a Nantes, ne stai, su, aprici, mettete, sta buona, assaggia un po' di ciofega, rifate, vieni. Eppure tu, Carla, ti piace? Erotico, vero? E come no, pare gorgonzola. Ma non doveva essere la festa degli esclusi ad Sanremo? E infatti stiamo aspettando l'escluso numero uno, Beppe Grillo. Buonasera, buonasera. Buonasera, grazie, buoni. Io vorrei tanto sapere
chi è quello scemo che ha deciso di fare il festival a Sanremo? Se si faceva a Roma, a Montecitorio, si risparmiavano un sacco di soldi di elezioni, o no? Si univa l'inutile all'elegibile. Grazie. Grazie. Caro Beppe, tiè. Tiè, assaggia un po' di questa, ti piace? Ti piace? Buono, eh? Cos'è, yogurt? Ma quale yogurt? È il mio profumo, Eau de Chauffeur. Lo usa anche Claudia Schiffer. Buonasera, sono Claudia Schiffer. La modella più famosa e pagata del mondo. E se non bastasse, sono anche la fidanzata del più grande e famoso illusionista del mondo, David Copperfield. Ma chi è? Quello che fa scomparire i treni, i monumenti? Sì, e prima o poi ho paura che anche lui scompaia. Così mi sono buttata nella pubblicità. È meglio, non potevi cascare. Moi e te se famo una bella foto con la Chofeg. Uscimo sui giornali e così ti riconsoli subito. Una foto? Ma non è possibile. Per l'ultima campagna pubblicitaria mi hanno dato 8 milioni di dollari, 12 miliardi. Lei quanto vorrebbe darmi? A Schiffer che ti devo dire, voglio dei conti fatti. 300.000 in buono pasto. Ma per carità, si rivolga a uno di questi poveracci. Oh, poveracci, la coscia più lunga del PDS, le do una cosciata che te stendo per te. Quanto hai offerto? 300.000 in buono pasto. Lo faccio io. No, aspetta, lo faccio io. Basta, fermo. Prima il contratto, e dai, la fate finita. Arrivate a me, sto, e me se non penso. E dai, e che devi fare? Oh, ma pure rotto. E buoni. Sì, a offendersi. Ci sono le telecamere. È per fortuna che c'è la telecamera, altrimenti come faremmo noi, piccoli divi di Telenovela 2000, ad andare avanti con le mille nostre avventure, sempre qui, dall'istituto. Mani in pasta! Ed ecco l'allieva più giovane dell'istituto, Morgana. Vieni avanti, piccola. Buonasera, professoressa. Buonasera. Che cosa hai preparato stasera, Morgana? Una ricerca sui dialetti in televisione. Comincerò con una strana lingua parlata da Aldo Biscardi. Cardo lo spettatore e cardo lo spettatrice, buonasera. Oggi abbiamo qui con noi 150 milioni di importantissimi ospiti con cui dibatteremo a ping pong il problema che tutti ci addanaia. Il calcio è uno sport o bensì puro una missione sociale, spirituale, pur tuttavia? Lo chiediamo innanzitutto a una gentilissima signorina, eccezionale artista del piccolo delle schermo, Maurice Laurite. Buonasera, buonasera a tutti. Io lo ridicamo di calcio, non mi interessa proprio niente. Figurati, io preferisco le lasagne, i ravioli, i tortellini e i ragù. Figurati! Io nello sport sulla forchetta sono la campionessa del mondo e non temo confronti. Figurati! Ho battuto perfino Adriano Celentano.
parlo io, anzi canto. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo, vengo da te. È il treno dei desideri, nei miei pensieri all'incontrario va. Susanna, Susanna, Susanna. Come faceva poi? Ah sì. Susanna, mon amour. Grazie. Brava. Grazie. Morgana, vai a fare il posto, ti vai. Ciao. Bene, noi siamo arrivati finalmente all'attesa lezione di bon ton, di buone maniere. Andiamo subito a verificare i nostri studenti in grado di preparazione di buone maniere. Allora, prendiamo uno a caso. Tu ci cerchi, vieni sì, qua, forza, non fare la vittima. Sì. No, no. Che cosa si dà, parliamo di bon ton, buone maniere, sì, cosa si dà a una donna camminando? A una donna camminando per prima cosa gli si dà un'occhiatina alle gambe. Poi, se si merita, gli si fa un fischiettino alla zanza c'è, che sarebbe un fischiettino leggero, leggero. Quindi, se la suddetta stessa si rivolta mostrando di non essere rimasta insensibile al grido di dolore del sottoscritto, allora si può tentare, ma con molta cautela, per carità, di allungare anche una mano. Ma proprio capito così. Ma che cosa dici? Ma no, senza toccare, una mano morta. Ma che va, vai seduto, forza! Ma forza. Da qua. Dai, io non... Ti dico io la risposta qual è, che mi chiedi a fare. La roba da matti. A una donna camminando per la strada si dà la destra. Vieni Martufello, e perché a una donna si dà la destra? Perché la sinistra è occupata a far fischi alla procurata. Disgraziato, vai al posto, siediti. Siediti, ascoltate con attenzione. La lezione di Bontoni avete bisogno, tenuta dalla professoressa Leonida. E voilà, 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 voilà. Voilà, voilà. Bonsoir. Bonsoir. Leonida, voilà. Voilà. Sa, sei un model Tognalini. Ah, model Tognalini, ragazzi, salutate la professoressa Leonida. Che cari. Vecchio scarpone, quanto tempo è passato. Ti mi dice una vecchio scarpone a mia? No, 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 in senso affettuoso, come qualcosa che si conosce da molto tempo. E allora a mia mi conoscono benissimo, risgazziate. Professoressa, non reagisca così, bon ton. Ricchio nazzi che non siete altro. Professoressa, ma come si esprime? Morammazze! Fetezze! Senti tu, professoressa, lei, professoressa di bon ton, fetezze. Fetezze! C'è più gentil, po' qua. Le français è la langue de l'élégance. Lei naturalmente il francese l'ha imparato sul corso della République e delle Corriere delle Soir. Sempre, 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 sempre. Quasi uguale. Quest. Come il barese, quasi uguale. Quest, similaire, similaire. Sì, similaire. Allora, la classifique de la semaine, oui. La classifique, la primer poste pour moi, pour Leonida, oui. C'est un homme qui me fait impassible. Impassible. Bon frayé. Chi? Minchio, sono l'uomo più cisti, il mezzo busto più cisti d'Italia, Paolo Fraiesi. Ah, grazie, grazie, ecco. Grazie. 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 Grazie, grazie anche ai colleghi. Chi uomo? Chi uomo, che bello, che bello, pare un cane bastonato. Grazie. Caro Fraiese, noi abbiamo molto piacere di averla qui fra noi. Noi abbiamo apprezzato molto l'esperimento della lettura del telegiornale in piedi anziché seduti. Vero, 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 perché le notizie così sembrano più lunghe, più cisti. Sì. In funerali. Sì, scusate, ma è un argomento che mi tocca profondamente. Aver potuto annunciare in piedi che Martin Azzoli aveva fondato il PD mi ha... commosso. Che... Ti ha commosso. Che... Ti ha commosso. Ti ha commosso. Veramente sì. È vero, perché c'è tu e... Perché Mattinazzoli che fa, mi fa commuovere proprio.
Che ne potete sapere voi dalla vita? Tutti risgazzi sono, tutti risgazzi! Questo uomo proprio mi fa piangere, Dagoni! Scusi? Se tu non la prenda così, professoressa, ma lei fraiese qualche notizia allegra l'avrà purdata nella vita, no? Sì, sempre visto la mia grande allegria, la grande gioia, mi sono particolarmente stato contento quando Martinazzoli si è accordato consegni. Poi certo, era notizia comica. Sì, si vedeva anche allora, dal tono del come adesso, e io ero felice come una Pasqua e sprizzavo felicità da tutti i pori come adesso. Ero entusiasta. In questo momento lui si sta divertendo delle risate. Proprio ci tagli dei cianchi delle risate. Grazie. Che cosa se ne possa avere da vita, hai ragione. Lei è più triste di Milagros. Senta, qual è il suo sogno giornalistico, il suo scoop? Mio sogno giornalistico è fare un'intervista in un posto pieno di vita, gioioso come una tomba etrusca, a un giovane come Mike Buongiorno. Buonasera. Buonasera da Mike Buongiorno. Allegria. Sì, buonanotte. Sono Mike Buongiorno, il presentatore più antico d'Italia. Pensate che il primo concorrente della ruota della fortuna fu Giuseppe Garibaldi. Allegria! Mi piace, professoressa. È proprio lui, non è che a casa dovete dire, è proprio lui in persona, signor Mike in basca, è bello. Che si bello! Pare una tartaruga minchia! Non capisco! Signor Buongiorno, allora, benvenuto, grazie. Come va la ruota della fortuna? Bene, benissimo, e adesso mettiamo in moto la ruota della fortuna. La frase è Forza Italia. Forza Italia, ma è lo slogan di Berlusconi. No, e lei come ha fatto a indovinare? Lei lo sapeva già. Ha fatto un affaccio d'occhio, una sbirciatina, Lo sanno tutti. Buongiorno. No, ce lo spiego io, fuori regolamento. Ce lo spiego io. Dunque, signor Mike, la frase Forza Italia è molto conosciuta, ha capito? No, non vale. Lei se l'è fatta suggerire da qualcuno. Lei non poteva indovinare. Nottaio. Butti fuori la vecchietta. Nottaio. Andiamo male, signor Buongiorno. Lei non sa che cosa ha detto. Meglio. Sì. A mia merici vecchietta, perché io ti faccio mangiare sti capelli fin da uno a uno, magari per colazione la mattina, caputo bello? Molto divertente, da morire dal ridere, mi scompiscio. E ora ti faccio scompisciare io, a te e a lui, forza, avanti. Fuori dalla mia classe per l'ultima volta, non voglio questi personaggi anfibi. Forza, gli sei bene, forza, gli sei bene. Forza, i piedi, forza, i capelli, mi lasciare di andare meglio, caputo, perché si vedono nella nuca. Ma ha già vinto Tomba. Lui è così, ha già vinto Tomba. Io lo saggio, ma dimmi fuori, bello. Professoressa, non si alteri così. Quando si devono dire le cose, si devono dire. Professoressa, lei prenda le cose con calma. Ce l'ho qua, soprattutto io ce lo devo proprio dire. Oh, signor Vianello, scusi. Buonasera. Grazie per questa accoglienza, ma poteva andare peggio, Poteva andare peggio, non mi fare smuovere la nevatura perché già ce l'ho smossa, caputo bello? Signor Vianello, buonasera, signor Vianello, come va a pressing? Bene, molto bene.
E tu, caro giovanotto? Addio. In buonanotte. Quale ruolo giochi? Buonanotte. Mediano di spinta? Io mediano di spinta, no. Che non è una spinta che fuori dalla mia classe pure tu. Ah, non mi passa questa puttana, via. Ma no, vai pazza. Allora mi è bene, caputo, maleducato. Ma no. Sei maleducato. Ma cosa dici? Ma voglio la persona di bene, ma tu sei un maleducato. Ma zitta, buona, aiuto. Professoressa, non si alteri così. Perché poi lei ci ripensa. Io lo so che non finisce qua. Eccole un altro. Signor Lobrano. Scuse. Salve. La domanda sorge spontanea. Piove sui tegoli vecchi del tetto? O è la pioggerellina di marzo che picchia Argentina? La risposta è... Attendo a quello che dici, eh? Attendo. Lei ci vuole dare una risposta, vero signor Lobrano? Sì, io e il mio staff di esperti di Mimanda Lobrano abbiamo stabilito che la risposta è... Non lo so. Te ne devi andare, Ma perché, ma signor, ma neanche uno? Ma uno non può fare niente. Ma perché deve sempre... Ma che gli ha fatto? Non è possibile che con lei si parla così a Tinghi Dei e non dà mai risposte. Interessante. La domanda sorge spontanea. Vuoi una legnata adesso oppure nell'uovo di Pasqua? Ma lei è pazza, come me lo dico? Ma si faccia ricoverare, ma che... Sei maleducato pure tu, tutti maleducati. Professoressa. È inutile. Privi di buon tono. Assolutamente. Lei doveva essere la perla del nostro istituto con questa lezione di bon ton, ma è possibile che tutte le lezioni di bon ton debbano finire a spinte e a sputi in faccia? Je ne sa pas pourquoi. Figure de so io. Je ne sa pas pourquoi, vengono pourquoi. Tutti qua, tutti caffon. Tutti comunque, caffon. La lezione si è finita completamente, oui. Non c'è nessun sabat, prossim, prochaine, n'est pas, e Leonida vi saluta dicendo bon dimanche. Ah, buona domenica, come dice Gabriele. Gabriella Carlucci! Esatto. Buonasera, sono Gabriella Carlucci, di buona domenica! Ciao Carlucci! Questa sera faremo il giochino del gong! No, come un giochino del gong? Sì, il giochino del gong! Sarà un giochino musicale del gong! Ah, musicale, a me piacciono i giochini musicali! Sì. Signorina Carlucci, mi fa vedere questo gioco del gong, che a me mi piacciono le cose musicali! Certo, guardi avanti! Le cose musicali mi affascinano! È così! Rilassano! Ho vinto! Disgraziata, dai che fai? Non me l'hai dato ancora il colpo di gonci nella professoressa! Testa, professoressa! Sì, presente? Ma il bon ton! E il bon ton ce lo a sorridere, svegliata, mi devi dare il colpo di gonci, sai? Scivola! Ed anche noi scivoliamo verso un momento scoppiettante. Che c'è? Aspetta un momento, che ci sono anche i politici che devono dire la loro. Stanno premendo, non vedono l'ora. Ci vediamo proprio fra pochi secondi. Purtroppo ricominciamo con Martufello. Ma i politici. Per fortuna, a fra pochi secondi, dopo la pubblicità. Bucce di banana.
faccia di banana, rosse come un cocomero, brave, brave, ci vedremo dopo, rispettivamente Ombretta e Tiziana. Sor maestro, l'avevamo ogni detto. Primessa il presbite. Prego, vai, vai, sbrigati. Quindi, leviamoci no. questo dente. Ci stava quello che va al comune del paese mio, vado all'impiccata, mi faccio un certificato di residenza. Si mette in gola, questo si gira in giro al sud, dice, ma questo è matto, senti, fammi sto certificato che c'è una prescia. Si mette in gola, questo si gira, dice, ma qua non ci sta nessuno, ma quello cosa sente, fammi pagare sto certificato. Si mette in gola! Questo in giro va là, ci dà uno schiaffone, gli è stato poco, tutta sta gente, vedi un po' tu. Ma che c'è stato, Rivi? Che c'è stato? Avanti, 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 su! Che? Vai, vai, vai! Forse è storica questa storia che hai raccontato, siamo appunto arrivati alla lezione di storia di Roma, con la lupa in persona, eccola, la professoressa Gabriella! Buonasera! Buonasera professoressa. Buonasera, ragazzi, tutto. Salutate la lupa. Fateci largo che passiamo noi, sti giovanotti desta Roma bella. Ma quale giovanotti? Via, 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 andate via, via, scansa fatiche, da domani tutti a lavorare. Ma perché l'avete maltrattati, Porelli? Ma perché devono stare al posto loro. Ma oramai purtroppo non c'è sta più nessuno. Senta, mi dica, Lupa, lei ci ha raccontato tutta la storia di Roma dalla fondazione in poi, ma com'è cominciata? Quando è cominciata la decadenza? Subito! Roma manco è nata, che è già decaduta. Cominciarono ad arrivare i Galli, i Vandali, gli Ostrogoti. Se poi fosse arrivato pure Annibale, allora sì che eravamo fritti. Ah, ecco. Chi m'è qua? Chi sei? Sono Annibale. Ammazza, oh, ci hai messo 2000 anni per arrivare? Per traffico. Ma tu pensa, ci avevo pure gli elefanti che la domenica non possono viaggiare. E mo che vuoi? Voglio distruggere Roma. Ah, volevo. Però m'hanno fregato. Chi? I romani. Se la sono distrutta da soli. Ma adesso c'è il sindaco Rutelli e vedrai che rimette tutto a posto. Ah, allora ripasso tra altri 2000 anni. Annibale, dica, stai sempre a parlare male di Rutelli, eh? Fuori! Ma come? Lo tratti così? Quello è Annibale. Annibale sì, Annibale Scorcelletti. Una comparsa matta di Cinecittà. Se ti ritrovo qui, ti incarco come un San Pietrino. Dai, namo. Dove vai? La lupa. La lupa. Simme capiti sotto. Che fai? Mi distruggi. E come? Manco mi ricordo più come si fa. Namo. Compra fiori di Marò. E manco oggi se batte in Chioto. Ma come mai non compra niente nessuno? E c'è sta la crisi. Io mi sa che me ne ritorno al paese mio a pascolare le pecore. E dov'è il paese tuo? A Sezze, provincia di Latina. Ah, e il tuo? Ad Aramesh, provincia di Casablanca. È certo che per te è più difficile, eh? Ma come mai sei capitato a Roma? Perché il paese da mangiare ce n'era poco. Ah, e qui? Niente. Com'è che hai pagato $2000 per venire qui? E come l'hai rimediati sti $2000? Abbiamo fatto un colletto per tutto il paese. Insomma, t'hanno buitonato. Eh già, dicevano che questa era la capitale del mondo. Roma caput mundi. Terzo mundi. Roma è la capitale del terzo mondo. In altro po' pure del quarto. Al quartiere and' abito io ci hanno messo un cartello: Calcutta. Fino a poco tempo fa ci stavano le uacche per la strada. E adesso? Se lo sono magnate. Compra più di Marocco! Sara, io me vado a fare una passeggiata per Lungotevere, come una volta, sperando che non mi scippino. Sotto un manto di stelle
Roma bella m'appare, solitario il mio cuore, disilluso d'amore, vuol nell'ombra cantare una muta fontana e un balcone lassù. Oh chitarra romana, accompagnami. Suona, suona mia chitarra, lascia piangere il mio cuore, senza casa e senza amore, mi rimani solo tu. Se la voce un po' melata, accompagnami in sordina, e la bella fornarina al balcone non c'è più. La voce un po' velata, accompagnami in sordina, e la bella fornarina al balcone non c'è più. Brava la nostra professoressa di storia, Gabriella, complimenti. Bene, bene, noi andiamo avanti. Avanti, con i nostri argomenti. Signor maestro, a proposito di andare a Wandi, sì. Ci posso raccontare una storiella? No, perché dovevamo parlare di cultura. Ma che male ho fatto io? Se lei mi dice la cultura, io mi intrometto, no? Allora c'era, come si dice... C'era uno che stava in un albergo, esce, se ne va, paga il conto e se ne va. Mentre stava andando via, si ricorda e dice: ho lasciato l'ombrello in camera. E ritorna all'albergo, dice: senta, mi riconosce, ma quello che ho pagato il conto 20 minuti fa, ho lasciato l'ombrello alla strada. Dice: guarda, mi dispiace, però questa stanza l'ho affittata a una coppia di spose freschi freschi in viaggio di nozze, non so se vuole andare sopra. Però dice, questo fa le scale a 4 a 4, quando sta a bussare alla porta, dice: ma mo per l'ombrello posso stare a disturbare questi piccioncini freschi freschi in viaggio di nozze io. A però dice, però l'ombrello mi serve, prova a rabbussare, e si riferma e sente fa dentro lo sposo: cara, vedo la luna, cara, vedo il sole, cara, vedo il cielo, oh, vedi se vede pure l'ombrello mio che pare piove. Ma che c'è stata lì? Ma che c'è stata? Che ma c'è possibile? Sali, vai che? Via, per cortesia. Lei, signor questo maestro. È un istituto serio, oramai chiunque viene apre bocca e gli dà fiato, è arrivato il momento di dire alto e forte: ora basta! No, ora passa, passa del verde. Ah, sì, perché è arrivato il momento del nostro sponsor, la pasta del verde, appunto. Attenzione, allora, come ben sapete, oggi è l'ultima puntata e dobbiamo fare l'esame. No, Pippo, se vuoi fare l'esame c'è un ospite a sorpresa, la diretta interessata. Eccola qua, guarda che meraviglia. E lei chi è, scusi? Sono la pasta del verde. La pasta del verde in persona? Per nutrirla. Benissimo, io non chiedo che desse nutrito, ma dovremmo procedere ad un accurato esame, come dire, da leccarsi i baffi. Non ho timore di nulla, signor preside. Mi pare di aver letto da qualche parte che lei è nata in montagna, vero? Sono originaria del Parco Nazionale della Maiella, esattamente di Fara San Martino. E anche i suoi genitori sono di lì? Mio padre sì, è un fiume e ovviamente si chiama Del Verde come me. Mia madre invece è una semula di grano duro originaria del Tavoliere delle Puglie.
Bene, e in famiglia ce ne sono altre come lei, come dire, così ben impastate? Sì, siamo 130. Se vuole, le posso dire i nomi di tutte le mie sorelle. No, grazie. Senta, mi tolgo una curiosità. Lei dove vive? Non ho problemi. Ovunque. Vengo accolta bene in tutte le case. E sono famosa anche all'estero, sa? Te credo. Senta, lei che dice? Io... Posso assaggiare? Ma preside, non così. Ho bisogno di almeno 10 minuti. Ma a me il cannolicchio mi piace ardente. un attimo. Prima. Mi risponda, ma perché lei è così buona? Perché la Del Verde seleziona con la massima cura le semole di grano duro che poi vengono lavorate con l'acqua purissima della sorgente Del Verde, una sorgente che sgorga da questo ambiente incontaminato, il Parco Nazionale della Maiella, e sono proprio questi ingredienti che rendono inconfondibile il gusto della pasta Del Verde. E quindi si potrebbe dire che? Che la pasta Del Verde è proprio la natura nella pasta. Benissimo, avete brillantemente superato l'esame con questo costume di Maurizio Tognalini, che il nostro costumista. È andate, la pasta Del Verde è protagonista di questo momento straordinario, in questo scenario che abbiamo imparato a conoscere. Si svolge appunto il lavoro della Del Verde, da qua sgorga quell'acqua purissima di cui parlava la pasta in persona. Il nostro sponsor ci offre ogni settimana un balletto, questa è la volta di una canzone dal programma Saluti e Baci, intitolata Quanto è bella l'illusione. Signore e signori, con Del Verde, la natura da spettacolo. Musica! Quanto è bella l'illusione che si fugge tuttavia. Chi non abbia fantasia, noi non lo vogliamo qua. Qua comanda la finzione, qui si butta la memoria, qui si inventa un'altra storia che non è la verità. Facciamo finta che non ci sia. C'era una volta un re, ma solo per bugia. Gli innamorati soffrono, ma è tutta un'invenzione. Per voi nelle poltrone che piangete con voluttà. Bruni o biondi, bianchi o tinti, tutto falso, niente vero. Beautiful, ovvio è soltanto my fair lady, oh butterfly. Illusioni di un momento che non rivedrete mai. È stato il momento di dare un nome reale, anche se qui non è la verità, ma adesso loro diranno la verità su loro stesse, sulle loro persone. Infatti si chiamano Barbara Puccetti, Alessia Mastropietro, Gabriella Gallo, Barbara Scatà, Elga Puccetti. Elga, una delle nostre prime ballerine. Alessandra Monti. Alessandra Pesaturo. Anche lei una delle prime, come dire. Sonia Zacchetti. Cinzia Massimi. Incredibile, eh? Ombretta Bertuzzi. Un attimo, non facciamo preferenze. Federica Ridolfi. Tiziana Bertuzzi. Adesso, grazie. Adesso i nomi.
I sogni degli interessati hanno un nome. Noi torniamo alla cultura con la C maiuscola, con la consueta lettura della Divina Commedia fatta dal magistrale Vittorio Gassman. Ah sì. Salimmo su e primo ed io secondo, tanto che io vidi delle cose belle che porta il ciel per un pertugio tondo, e quindi uscimmo a riveder le stelle. L'uscita dall'inferno? No, da Tangentopoli. E quando avverrà? Papè Satan, Aleppe, hai voglia a dimandar? Nessun lo sa. No, guardi, se non lo sa lei, senta, Gassman. Che artista! Che momento esattante questo qui, andiamo a un altro momento esattantissimo. E come sempre ci colleghiamo col salone dei rifreschi della Valera Dai e del Tacco di Senza Romani, provincia di Latina, per trasmettervi un programma da voi molto amato, molto atteso, Milano Italia. Come riesci? Io ho 8 settimane, disgraziato, come fa a svegliare appena ti piglio di scoscio. E adesso un programma da voi molto atteso, Sezze Italia, a voi la lina. Sì. 19 febbraio 1994. Buonasera e benvenuti a Sezze Italia. Il tema di questa sera è due punti. Lo sposo con lo sposo se possono sposare tra di loro? Ah, Martufè, ma che cavolo vuoi dicendo? Mi spiego peggio. Io, omo, mi posso sposare con te, omo? Ma non t'azzarda manca a provarci che te ciongo, sa? Boh. Ma tu eri sto scostumato. Ma tu fai, non ci fa caso, chi so è addietrato? Beh, di questa importante questione discuteremo pacificatamente e stasera con i qua sbragati, con Barendogno detto Tarifreco e con Bare Peppe detto Irmonnezza. Allora, la seduta è aperta. Ma la seduta può essere aperta quando te pare, ma ricordati che io su sto fatto resto proprio chiuso, inserrato. Ma che, scherziamo? L'hai detto. Sei chiuso e addietrato. Ma io mi domando e dico, stiamo alle sogliole del terzo millennio. E chi so ancora va cercando il pelo nell'uovo, va guardando se quello è mascolo, femmina, cignale, scrofola, zuppo, pane bagnato. Ma dammi! Ma pane bagnato non ci sarà idea, io so pane tosto, sfilatino, un giriola che fussi, sempre tosto so, capito? Beh, ma che stiamo dal fornaro? Ignorante! Salve, John Willy. Qua si tratta di un grande problema di importanza elevata, socio-esistenziale, sociale. Dunque, la relazione dedicata, intercorrentesi, tra Cumbare Chiappetta e Cumbare Fucuzzo, la volemo regolarizzare o no? Ma io mica gli dico codica a compare Chiappetta, so cavoli sui, io parlo del principio. Ma tu senti che mi tocca sentire le orecchie mie, senti, ignorante come una grapa s'azzarda pure a parlare di principio. Ma io ho forzuto di principio nel senso di incomincio, che un incomincia così e poi se la ritrova nel fornelletto con tanto de marca da bollo sopra che manco gli puoi di niente. Tu sei incivile e disumano. Anzi, incivile, disumano e sei pure un buon nazischino. Nazischino a me non me lo dice, ha capito che ti riduco faccio di sommare gli appetti. Non gli basta un funerale in paese di non le chiama più queste cose. Solenzio, un giovilo. Io. Fai Solenzio pure tu. Che ti do un cazzotto un capo da cionghi il polcio, sa. Perché quando è vero San Crispino. Signori. Che cos'è un matrimonio?
è un apostrifo rosa messo tra le parole Ndogoyo Goyo. Il resto è meglio nindillo. Oh, ma ecco che arriva il nostro caro presidente Ciampi. Buonasera, buonasera. Buonasera. Buonasera, presidente, ormai siamo arrivati. Ah, questo lo dica per sé. No, ma la io non sono affatto arrivato. No, ma la trasmissione finisce. Vabbè, ma non sono arrivato. Io non sono arrivato io. Ecco, lei pensa soltanto per sé. Io sa cosa ho pensato questa volta? Santo cielo, che ha pensato? Tassa sugli occhi. Ah quindi non ci restano manco più gli occhi per piagni? Ma lei segua il mio ragionamento. Di chi sono tutte le cose che si vedono? Di chi è tutto ciò che si vede? Di chi sono i fiumi? Di chi sono i torrenti, le montagne, il paesaggio? Dello Stato. Quindi, se uno guarda tutto ciò, usufruisce di un bene dello Stato. Ergo, è giusto che paghi. Allora beati l'orbi. Esatto. Ecco qua. Che cos'è? Piacerometro. Più uno prova piacere nel guardare, più piacerometro sale, più si dovrà pagare. Ad esempio, se uno guarda l'isola di Capri, paga 100. Se uno guarda Valeria Marini, paga 200. E se uno guarda Rosy Bindi? C'è il rimborso. Adesso aiutatemi a misurare il piacere degli spettatori. No, forse è meglio che lo sperimenti su di me. E che cosa guarderà? Occhetto. Che